Il fatto quotidiano, cari amici, il fatto quotidiano. Sul fatto quotidiano odierno c'è un meraviglioso articolo firmato da Eretica. Sì, c'è una giornalista che scrive sul fatto quotidiano e che si chiama Eretica. Questo articolo è intitolato Coloro che ululano contro l'uomo nero non sono per niente interessati a proteggere le donne. Cioè, Eretica scrive, beh, poi l'articolo di Eretica ve lo metto nel riassunto di questo video, così voi lo potete leggere nella sua interezza e commentare. Cioè, Eretica è una brava giornalista che scrive sul Fatto Quotidiano, dice che tutti coloro che abbaiano uno contro l'uomo nero, gli uomini neri, gli africani, a tutti costoro non gliene frega niente delle donne. Beh, cara Eretica, io, Serafino Massoni, ho il compito di integrarvi gli articoli. Io devo integrarvi gli articoli con la mia saggezza antica, cara Eretica. Coloro che ululano, che abbaiano contro l'uomo nero, contro l'africano, temono l'uomo nero, l'uomo africano, perché l'africano ce l'ha lungo così, l'africano il coso ce l'ha lungo così. Allora l'uomo bianco teme l'uomo nero, perché l'uomo bianco non ce l'ha lungo così, capito? Ce l'ha più piccolino. Ma io ormai sono più di 10 anni, cara Eretica, che vado dicendo che alle donne non me ne frega niente del coso enorme degli uomini neri, perché le donne hanno la clitoride, cara Eretica. Bisogna parlare di queste cose. Io ho dedicato opere intere a queste cose, cioè la mia celeberrima opera La stirpe del serpente, tutta dedicata alla clitoride, La stirpe del serpente, tutta dedicata alla clitoride, che è il fiore più bello dell'universo, il figlio eterno. Bisogna dire queste cose negli articoli, Eretica. Si deve scrivere che le donne hanno la clitoride, è per questo che in patriarcato i patriarchi hanno scoperto la clitoridectomia, la clitoridectomia, per questo. Perché gli uomini sono invidiosi della clitoride, perché con la clitoride una donna può godere all'infinito, per l'eternità. Capito, cara Eretica, se le donne vogliono qualcosa di grosso, si tratta del portafoglio. Il portafoglio, quello deve essere bello grosso. Ma poi il coso può essere anche piccolo. Non deve essere per forza un coso enorme come ce l'hanno gli uomini neri, enorme, enorme. No, perché la donna ha bisogno di un coso grosso, ma il portafoglio quel coso grosso, Eretica, capito? Il portafoglio. Va bene, cara Eretica. Brava, comunque brava. Ma io qua ho dovuto spiegare com'è la situazione. A te, Eretica, al Fatto Quotidiano e a tutti voi, cari amici che mi seguite, e tanti cari saluti da Serafino Massoni. Mi raccomando, l'articolo di Eretica lo trovate come link nel riassunto di questo video.